Recensione di ISWAT per Sega Mega Drive. Ho trovato due copertine, questa e questa, ed entrambe mi sembrano ottimamente realizzate e perfettamente aderenti al tema del videogioco. ISWAT per Mega Drive non è la conversione del coin-op. È un gioco nuovo che riprende in parte le tematiche della versione originale, ovvero siamo sempre un poliziotto che combatte una incredibile organizzazione criminale e terroristica. Ci troviamo sempre di fronte a un'impostazione di gioco quasi run and gun. Dico quasi perché qui, in questa nuova rivisitazione per Mega Drive, acquistano una maggiore incisività le piattaforme e alcune meccaniche, soprattutto riferite alla scelta delle armi e all'uso del jetpack. Ci troviamo sempre di fronte ad una struttura arcade in cui lo scopo è eliminare tutti i nemici per arrivare in fondo al livello e occuparsi del boss finale per passare allo schema successivo. Ma in questa versione casalinga il gameplay acquista maggiore profondità e complessità. Prima di fare una recensione, ho l'abitudine di informarmi e di leggere recensioni di altri individui, altri siti. E ho notato, con mio stupore, che mediamente questo ISWAT viene considerato una schifezza. Non tutti, chiaramente, ho trovato anche recensioni positive, però in media, almeno per quello che riguarda gli articoli che ho consultato io, che chiaramente non sono tutti gli articoli che esistono, è considerato proprio un gioco scarso. Le motivazioni principali sono le seguenti: una realizzazione tecnica decisamente sottotono. E su questo posso essere parzialmente d'accordo, la maggior parte degli sprite è piccola, non ci sono tantissimi sprite in movimento contemporaneamente, i colori a video non sono moltissimi, ho notato due livelli di parallasse, in alcuni livelli, in altri proprio parallasse non c'è, però non è una cosa orribile. Comunque la grafica è godibile, i boss di fine livello in alcuni casi sono proprio grandi, qualche effetto di illuminazione rude è presente e poi la varietà è notevole. Io sono soddisfatto della diversità degli ambienti che si possono visitare e anche il sonoro mi è sembrato assolutamente in tema e adeguato al titolo che si sta giocando. L'altra critica che mi è capitato di leggere è che, insomma, l'azione è un po' lenta e ridicola paragonata a Gunstar Heroes, altro titolo per Mega Drive. No, ma scusate adesso ragazzi, ma come si fa a paragonare ISWAT a Gunstar Heroes? Prima di tutto sono due giochi appartenenti a generi diversi. Gunstar Heroes è proprio un run and gun puro. E poi è come paragonare, non so, Outrun a Gran Turismo. Cioè, scusate, ma cosa c'entra? Io non sono d'accordo su questa lamentela. L'azione c'è, è soddisfacente. Chiaramente non è così intensa come altri giochi, come per esempio Gunstar Heroes. Un'ultima lamentela che ho trovato di sovente è che il nostro poliziotto, quando si veste con l'armatura, quella che stiamo guardando adesso, assumerebbe un aspetto buffo e ridicolo. Sì, vabbè. Ma sarà anche vero. No. Vabbè, io soprassiedo a questa critica che non trovo interessante. Ho voluto inserire le critiche più frequenti che ho riscontrato leggendo altre recensioni all'inizio della mia recensione, perché invece io trovo questo videogioco molto bello e ho voluto, come dire, avvisare,
chi stesse guardando la mia recensione dicendo: guarda, per me è un gioco molto bello, sappi però che altri hanno un parere diverso dal mio. Cominciamo quindi la mia recensione. Come detto, per me questo non è un run and gun puro, io lo definirei un action platform, in quanto rispetto all'originale arcade abbiamo una maggiore incidenza, una maggiore importanza delle piattaforme. I livelli assumono una struttura meno lineare ma più articolata, più interessante e soprattutto funzionale all'utilizzo delle nuove capacità che questa versione di ISWAT implementa. Innanzitutto il level design più elaborato contribuisce in maniera significativa a creare situazioni sempre nuove, donando una buona varietà al gameplay. Ma come ho detto poco fa, alcune delle modifiche al level design sono proprio studiate al fine di utilizzare le nuove caratteristiche. Quali sono queste nuove caratteristiche? Prima di tutto, la possibilità di recuperare e mantenere diversi tipi di armi quando avremo la tuta metallica. Possiamo vedere lì in basso, vedete dove c'è Shot, Super, RL, PC e Fire? Quelle lì sono tutte super armi che noi dobbiamo recuperare nel gioco, ma una volta recuperate rimangono e con un tasto del joypad possiamo switchare tra le varie armi e scegliere quella più adatta al momento. E quindi in base alla conformazione del livello, in base a quale tipo di nemico ci troviamo di fronte, dobbiamo scegliere quale di queste utilizzare. Un'altra caratteristica nuova è il jetpack, un dispositivo che ci consente di volare ma per un tempo limitato, in quanto possiede un'energia, possiamo vederla in alto a destra dove c'è scritto burner, quindi potremmo utilizzarlo per un breve tempo fin tanto che c'è l'energia e poi necessita di una pausa affinché questa energia venga ricaricata. E questa è una cosa fantastica che è stata molto ben utilizzata in alcuni livelli dove sono presenti dei salti particolari in cui bisogna proprio saper ben dosare questa nuova capacità. Gli scontri contro i boss sono qualcosa di epico, alcuni tra l'altro sono di dimensioni generose. E come ultima caratteristica relativa al gameplay segnalo una struttura simile a Shinobi. Diciamo che ISWAT è un po' lo Shinobi cittadino. Difatti è ancora presente, anche se con una frequenza limitata rispetto a Shinobi, la possibilità di raggiungere diverse altezze combinando il tasto del salto con il tasto direzionale. Mi spiego meglio: premendo il tasto del salto il nostro omino salta e fin qui non c'era alcun dubbio, ma premendo in alto sul tastierino direzionale contemporaneamente al tasto del salto possiamo raggiungere una piattaforma più alta, e per scendere invece si preme basso sul tastierino direzionale e si preme il tasto del salto, quindi si può scendere sul livello inferiore. E questa è una caratteristica nel sistema di controllo che mi è parsa pienamente in stile Shinobi. ISWAT permette di scegliere fra tre diversi livelli di difficoltà, ma ritengo che possa essere considerato un gioco difficile. La longevità è buona in quanto il titolo è dotato di un discreto numero di livelli e la voglia di affrontarli, di andare avanti, è mantenuta alta dalla grande varietà di situazioni che questi schemi propongono. La giocabilità è ottima per tutte le considerazioni già fatte. E poi devo dire che mi è piaciuta anche l'impostazione di questo gioco, che fa cominciare il giocatore nei panni di un uomo normale, se così possiamo dire, e poi successivamente alla fine del primo livello introduce l'armatura. In questo modo il player impatta con una struttura più semplice all'inizio, che poi diventa più profonda e complessa grazie all'utilizzo dell'armatura
e da un level design che diventa gradualmente sempre più articolato, vario ed interessante. Quindi per me questo è davvero un ottimo titolo, che però non diventa un capolavoro, e non tanto per una realizzazione tecnica solo sufficiente, o almeno per me è sufficiente, quanto per un sistema di controllo che a mio modo di vedere è un tantino limitativo. Non possiamo sparare in diagonale, mentre su Sega Master System almeno si poteva sparare in diagonale verso l'alto, e non possiamo sparare in basso. Se spariamo verso l'alto, l'omino deve stare fermo, non si può muovere mentre spariamo verso l'alto. E per carità, non è una cosa gravissima, però è ciò che fa la differenza tra un gioco da 9 e un gioco da 8 e qualcosa, come questo. La recensione è finita, vi lascio alla votazione finale.